Alloggi ERP, il Consiglio regionale respinge una proposta di legge della Lega. Intendeva modificare la legge regionale 5 del 2014 abrogando l'articolo 5. Illustrata in aula dal primo firmatario Giovanni Galli, contrari PD, Italia Viva e 5 Stelle, favorevoli Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto. Il 7 settembre al via la Francigena Bike Adventure. Il vicepresidente Scaramelli: sosteniamo un'iniziativa che coniuga storia, arte, cultura, sport e ambiente. Libri, una pagina di storia della resistenza in Lunigiana, partigiani non santi ma combattenti, di Corrado Leoni, presentato dai consiglieri regionali Fratoni e Bugliani. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una proposta di legge di iniziativa del gruppo consigliare della Lega, presentata dal primo firmatario, il consigliere Giovanni Galli, per modificare la legge regionale 5 del 2014 sull'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio. Si sono espressi contro la proposta di legge Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, a favore Lega e Fratelli d'Italia. È stato lo stesso Giovanni Galli a illustrare la proposta di legge. Era una proposta di legge che pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter avere e dare un messaggio di emancipazione, no, a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento, che dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono cresciuti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, che sono stati realizzati negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma, e questa era una possibilità per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione, appunto, dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. Mi è stato contestato che questi appartamenti non saranno poi dopo, se vengono venduti dopo, non saranno più a disposizione per, ma mi sembra che a disposizione ce ne siano pochi, nel senso che queste famiglie, quando entrano, vivono la loro vita, sono anche persone anziane adesso che hanno vissuto tutta la loro storia all'interno di questi appartamenti, sono condomini misti, per cui toglieremo anche un problema alla Regione. Ripeto, torno a dire che quello che è fondamentale è che questo articolo 5 della legge regionale del 2014 porta a dei vincoli ai comuni. Perché non dare la possibilità ai singoli comuni di poter decidere che cosa fare delle case popolari? Perché loro sono i proprietari e noi come regione gli poniamo dei vincoli. Ci sono anche delle province, ci saranno anche dei comuni che possono anche decidere di non vendere niente, ma ci sono qualcuno, come ad esempio mi è arrivata una proposta ad esempio da Lucca, che dove loro hanno vendibili più di 350 appartamenti. E su base regionale, visto che non si possono vendere appartamenti in numero superiore a quelli che sono stati realizzati, e qui diventa il problema che da più di 350 appartamenti, loro nel quinquennio ne possono vendere soltanto 25, e sono 5 appartamenti all'anno. Mi sembra che questo non si vada assolutamente a depauperare un patrimonio, perché i soldi che vengono raccolti da queste vendite dopo vengono vincolati per la realizzazione di nuovi appartamenti. Non è un depauperamento, forse è una diminuzione degli appartamenti, ma non depauperamento, perché gli appartamenti nuovi sicuramente hanno un valore maggiore di quelli che sono così come in questo momento. Enrico Sostegni del PD, presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, commenta questo argomento. Allora, sicuramente la strada non è quella di alienare il patrimonio ERP. Prima di tutto perché la vendita di una casa, ci vogliono 3 vendite per ricostruire un alloggio. Quindi se noi vendiamo, riduciamo la possibilità per i cittadini
poi di avere una risposta nell'ambito degli alloggi di edilizia popolare. Questa legge quindi va in quella direzione e noi l'abbiamo bocciata, e poi anche perché è anche inefficace, perché il piano regionale dell'alienazione prevede già in alcune condizioni, cioè negli alloggi misti, nei condomini misti, gli edifici sono in condizioni per cui costerebbe più riprenderli che ovviamente alienarli. In Toscana sono 4.000, oltre 4.000 alloggi che sono alienabili. Di questi, per il vincolo, c'è un vincolo importante nella legislazione, è quello per cui non si possono vendere più di quanti sono gli alloggi che rientrano nel patrimonio, proprio per non depauperare il patrimonio ERP, e comunque erano vendibili nello scorso periodo 1.700 alloggi, sono stati venduti 200 alloggi, quindi è inutile ampliare il numero degli alloggi vendibili, perché comunque non sarebbero acquistati se non in piccola parte da chi sta dentro, perché chi sta dentro gli alloggi popolari sono persone che hanno difficoltà economica. Se hanno le condizioni economiche per acquistare un alloggio a valori OMI, possono andare a acquistarlo fuori nel mercato come tutti i cittadini e non comprare quello del patrimonio ERP. Quindi è una misura prevista. Dire che vendendo più aumentando il numero di quelli che sono vendibili si ha le risorse per aumentare il patrimonio ERP è falso, perché in realtà il rapporto 1 a 3 dice che si depaupera. È uno strumento soltanto per mascherare il fatto che questo governo non ha messo una lira nelle misure né per rafforzare l'ERP e neanche è stato rifinanziato il fondo affitti, il fondo morosità incolpevole, tutti gli strumenti che in questi anni sono stati efficaci per dare una risposta a chi ha un problema di alloggio e di abitazione, ovviamente che è aumentato tenendo conto anche che non è stato riaffermato il blocco agli sfratti, e quindi ci sono tante persone che si troveranno anche in questa condizione. E adesso sentiamo le parole di Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. Può essere che, tra l'altro, la legge che ho firmato io e che arriverà fra 15 giorni in consiglio prevede che chi può riscattare questi 5 debba essere assegnatario da almeno 18 anni. Può essere che in quei 18 anni si siano messi da parte un po' di soldi, può essere che nel frattempo, proprio per quel turnover demografico, si sia riscosso una liquidazione, ci sia un'eredità, ci sia disponibilità a prendere anche un finanziamento per fare sì che la casa nella quale si è vissuto tutta la vita diventi casa propria. È giusto, è sbagliato? Io penso che sia giusto perché è anche un riscatto sociale, ma quello che ci interessa, ripeto, è trovare i soldi necessari per gestire, manutenere e rimettere a disposizione di chi ne ha bisogno gli alloggi che altrimenti stanno lì vuoti. Sono 5.000 oggi, nei prossimi 5 anni raddoppieranno, saranno probabilmente 10.000. Nel corso dell'acceso dibattito in aula, il capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli ha spiegato le motivazioni del voto contrario del Partito Democratico. Le case ERP mancano e quindi è veramente incredibile che le si vogliano vendere avendone ancora di meno. Probabilmente per coprire la latitanza del governo anche su questo settore, perché non ha messo niente per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, non ha messo niente per il contributo affitti, non ha messo niente per quanto riguarda la morosità incolpevole, allora forse anche con buona volontà si vorrebbe trovare la soluzione vendendo una parte del patrimonio per intervenire sugli alloggi di risulta prima di essere riconsegnati. In realtà dei 4.800 alloggi che sono da ristrutturare, il 60% hanno già il finanziamento, per il resto occorre trovare le risorse, ristrutturarli e darli alle famiglie che sono in graduatoria e giustamente attendono una casa perché ne hanno bisogno. La soluzione non può essere quella di vendere una parte di questi alloggi che poi non saranno più a disposizione nella rotazione per le future assegnazioni per ristrutturare quelle che sono lasciate e vanno riconsegnate. Quindi occorre che la casa diventi una priorità, un piano casa nazionale è quello che serve al paese e alle famiglie che vivono in una situazione di disagio abitativo.
La regione sta facendo la propria parte perché ha messo 100 milioni come annunciato recentemente dalla Giunta per realizzare nuovi alloggi, per ristrutturare, per sostenere le famiglie che hanno questo disagio, dallo Stato non è previsto niente. Allora prima di dire vendiamo gli alloggi, noi diciamo arrivino le risorse per ristrutturarli e per lasciarli a disposizione. Le opportunità vanno aumentate, non vanno diminuite. E adesso il commento di Maurizio Sguanci di Italia Viva. Sì, ora il patrimonio ERPE in Toscana, che in questo momento non è, diciamo, ad uso, è di circa 4.900 unità. C'è però la possibilità di poterle ristrutturare. Porto un esempio: i 9 milioni di euro che atterreranno sul comune di Firenze faranno sì che 1.500 appartamenti vengano recuperati e rimessi sul mercato ERPE. Sono assolutamente contrario e siamo assolutamente contrari alla vendita degli appartamenti. Ora, non che questo non sia accaduto durante il corso degli anni, è accaduto. Sarebbe anche possibile, a mio avviso, vendere quegli appartamenti che oggi si trovano all'interno di immobili, di grandi immobili, che sono per la stragrande maggioranza fatti da appartamenti privati, in modo da evitare quello che viene chiamato comunemente il nido di Vespa, e cercare invece di raggruppare per avere la gestione migliore ed ottimale. Bisogna, a mio avviso, smettere di dire, come è capitato anche oggi in sala del Consiglio, che questi appartamenti possono essere venduti a 40-50 mila euro. Non è assolutamente vero, possono essere venduti al prezzo minimo di mercato, perché sennò due minuti dopo arriva la Corte dei Conti, e se una persona è in condizione di poter acquistare un appartamento a un prezzo di mercato lo può fare tranquillamente fuori da quello che sono gli appartamenti ERPE. Sono anche dell'avviso che bisognerebbe rilanciare controlli, perché avendo amministrato per tanti anni questa città ho avuto modo di vedere parchi auto notevoli per persone che vivono all'interno di appartamenti ERP, anche perché magari le persone sono arrivate con un unico stipendio, due figli a titolo, in quel momento poi i figli sono cresciuti, hanno trovato lavoro e quindi è aumentato anche il reddito familiare. Quindi bene invece ristrutturare, bene fare un piano di nuove costruzioni di appartamenti ERP. L'Italia è uno degli ultimi paesi per patrimonio ERP in Europa, e quindi andiamo avanti così e evitiamo il più possibile solo di immaginare vendere appartamenti che invece devono essere destinati a persone che sono in vera difficoltà. A favore della proposta della Lega, Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Lei ha detto cosa si potrebbe fare. Qualcosa, le dico io. Perché la proposta di legge che è andata in discussione pochi minuti fa in Consiglio è un tentativo di mettere mano a una situazione che è drammaticamente conflittuale. Il capogruppo del PD ha detto che loro voteranno contro perché l'articolo 5, cioè quello che dice tante case possono essere alienate, tante quanto ne vengono reimmesse in funzione durante il periodo, no? E questo però ci dà dei dati, scusate, le leggo, perché 4.500 appartamenti sfitti, sono state fatte 20.800 domande, di cui 17.700 accolte, quindi persone con i requisiti, ma 1.029 assegnazioni soltanto. Cioè, quindi un'inezia. I comuni hanno 4.400 richieste da parte dei comuni per essere alienate, ne sono state alienate 200. Cioè, quindi è un niente che non ha soluzione. Allora, facciamo qualcosa che in qualche modo possa dare una scossa a questa situazione. Forse potremmo anche sbagliare all'inizio, ma perlomeno si muove. Se noi tutti quei soldi che utilizzeremo dalle alienazioni meno ingessate, questa possibilità di alienare le case meno ingessata, le reinvestiamo nella ristrutturazione di quelle esistenti, nell'acquisto di quelle, di quelle che potremmo mettere in commercio, avremo innanzitutto un patrimonio
più produttivo, in quanto sono tutte case che datano ormai 50 anni di vita, case che magari sono sorte nel mezzo di condomini misti, cioè dove non è tutto uno stabile di case di edilizia popolare. Ecco che con questa proposta di legge forse qualche cosa smuoveremo, ma come sempre questa politica è una politica dove cerchiamo di cambiare tutto, si dice a parole, per non cambiare niente in pratica. Ci sarà anche il Pegaso alato, simbolo della regione toscana sulle maglie dei partecipanti alla Francigena Bike Adventure, manifestazione patrocinata dal Consiglio regionale. Sarà un viaggio senza limiti di tempo di oltre 400 km che si potrà fare utilizzando bici da strada, gravel o mountain bike con tracce dedicate. La partenza è prevista la mattina del 7 settembre dal parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Sarà una sorta di master riservato a tutti i cicloamatori, ciclisti e cicloturisti che vogliono diventare cicloviaggiatori. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sostiene questa iniziativa, ha detto il vicepresidente Stefano Scaramelli, perché coniuga storia, arte, cultura, sport e ambiente. Sì, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sostiene questa iniziativa perché coniuga storia, arte, cultura, sport, ambiente e la Toscana. La Francigena è una degli elementi della nostra identità e come tale percorrerla lungo le strade con le biciclette in maniera lenta, in maniera cicloturistica, in maniera anche per chi vorrà più agonistica ovviamente, però denota un connubio straordinario di terre che non venivano legate se non dalla storia. Oggi lo sport lega questo territorio e per noi è stato un motivo di soddisfazione e credo che ci sia una grande organizzazione, una grande suggestione, un progetto che può proseguire e l'ufficio di presidenza sostiene fortemente questa iniziativa, la promuove e nel contempo nel raccontare i luoghi della Toscana raccontiamo noi stessi, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro viver bene. Su questo c'è una bellissima iniziativa che nasce spontanea mediante la collaborazione con la dimensione dell'associazionismo e ha trovato l'ufficio di presidenza pronto a sostenere questa iniziativa. La nostra idea è nata perché mancava un percorso per gli appassionati delle due ruote sulla via Francigena, ha detto il presidente di ASD Bike Rando, Paolo Marrucci. Sì, è nata l'idea che con la bici si fanno tante attività e tante cose, però secondo noi mancava ancora un percorso sulla via Francigena, anche se quello esistente, diciamo, c'è già un tracciato che però a noi non ci sembrava molto edificante, nel senso che tanti tratti bellissimi ci sono della via Francigena vengono tagliati fuori, come il tratto da San Miniato che porta fino a Monteriggioni. Ecco, sicché ci è venuta questa idea e abbiamo scelto, diciamo, la partenza da San Rossore perché nelle vicinanze abbiamo sia l'aeroporto per gli stranieri sia il treno che è molto raggiungibile. Poi da qui partendo andiamo a ritrovare la via Francigena a Lucca e da qui rientriamo sul percorso, quello diciamo originale, che da Lucca ci porta fino a Siena, toccando Altofascio, San Miniato, Gambassi, Terme, dove ci sono anche le terme della Francigena, che sarà una bella esperienza anche per chi le volesse provare, poi San Gimignano, Monteriggioni, Siena, poi ci si ritorna su, diciamo, si va a incontrare la via del Sale e prendiamo tutta la parte quasi del mare, toccando la parte di Castelnuovo, Pomarance, Volterra, qui si riscende a Peccioli, a Calci e poi rientriamo nuovamente a San Rossore. San Rossore è una struttura ricettiva molto bella, è nel parco e questo ci, diciamo, ci ha fatto essere convinti di questa scelta, perché anche chi potrà partecipare e arrivare potrà venire anche con le famiglie o con chi volesse portare lì. Il posto è molto bello e speriamo che questo venga accettato e che la partecipazione, come oggi è già numerosa, sia anche più numerosa da qui a settembre. Non è una gara, ha detto Fabio Bardelli, vicepresidente della SD Bike Rando, ma si tratta di un viaggio che va fatto assaporando il territorio con tutta tranquillità, senza limiti di tempo.
non è una gara, ma è un qualcosa che va fatto assaporando, diciamo, il territorio con tutta tranquillità, senza limiti di tempo. Quindi partiamo tutti, è vero, da San Rossore la solita mattina del 7, però poi dopo uno può fare 100 km al giorno, 80, 50, come crede meglio e come gli interessa. Noi l'abbiamo definita anche il percorso dei cinque sensi. Cioè la vista, perché ovviamente tutto il percorso avete visto, si vede dal grafico, si toccano le città d'arte, forse fra le più belle della Toscana, è sempre difficile poi stabilire quella più bella, ma comunque le città d'arte principali ci sono tutte toccate. Poi c'è l'olfatto, perché è un mese in cui possiamo odorare, diciamo, l'area settembrina della Toscana, che è molto bella, molto accattivante. Poi c'è il gusto, perché ovviamente il percorso trova anche tutta una serie di posti, non solo ristoranti di fama, ma può assaporare quelli che sono i cibi della Toscana, che ovviamente sono conosciuti in tutto il mondo. E ultimo il tatto, perché questo è un percorso che permette di poter toccare, chi non è toscano, cipressi, gli olivi, anche i muri della storia della Toscana. Insomma, quindi è come vi ho detto, non una gara senza tempo, senza nessun limite, senza nessuna restrizione, ma è proprio un viaggio da cicloturista che ci apre questo meraviglioso paesaggio e questi luoghi che sono caratteristici della Toscana. E adesso le parole dell'ideatore del progetto, Luca Bonechi. Devo dire che non è un progetto spot, è un progetto previsto per 4 anni, perché essendo noi organizzatori in genere di cicloturistiche di lunga percorrenza, che si chiamano randonnée, ci siamo dedicati, abbiamo capito che forse la cosa migliore per far vedere la Toscana in tutti i suoi aspetti fosse individuare uno dei grandi cammini inseriti nell'Atlante regionale, che è la Francigena, e farlo incontrare con gli altri grandi cammini che esistono nel territorio toscano. Tant'è che l'edizione 2024 è la Francigena incontra le Vie del Sale, che non è un cammino ancora previsto nell'Atlante, ma è un antico cammino importante. Erano presenti alla conferenza stampa la consigliera regionale Anna Paris e Valentina De Panfilis in rappresentanza di Terre di Siena Lab. Sentiamola. Allora, per noi è molto importante sostenere un progetto di questo tipo, perché è un po' il risultato del lavoro che facciamo a livello locale per i nostri soci, che sono i comuni della provincia di Siena. Da tempo ci occupiamo del coordinamento degli ambiti turistici della Valdelsa, Val di Cecina, ma anche del Chianti, e abbiamo attivato tramite il canale degli ambiti questa collaborazione con Bike Rando, perché stiamo lavorando sulla rete dei percorsi cicloturistici a livello di area, andando poi anche a sviluppare quello che è l'originario progetto e azione della provincia di Siena sul master plan della mobilità dolce. Quindi per noi è un evento molto importante, perché va a promuovere il lavoro tecnico che facciamo noi insieme ai comuni. Quindi l'evento è l'occasione più importante di promozione che ci possa essere per una rete di percorsi cicloturistici. Il libro Partigiani non santi ma combattenti di Corrado Leoni è stato presentato in una conferenza stampa alla Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Insieme all'autore hanno partecipato il consigliere regionale Giacomo Bugliani, la segretaria dell'ufficio di presidenza Federica Fratoni, il consigliere regionale Mario Puppa e la professoressa Enrichetta Dallari. I protagonisti di questo romanzo, che si muovono tra l'Appennino tosco-emiliano, le Alpi Apuane lungo la linea gotica, si possono ritrovare nei racconti e nella storia di tutti coloro che hanno combattuto affinché in Italia tutti i cittadini abbiano pari dignità sociale e siano considerati uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È un pezzo di storia del nostro paese e in particolare di questo territorio, ha detto il consigliere regionale Bugliani, che presentiamo in Consiglio regionale. Un
pezzo di storia del nostro paese e in particolare un pezzo di storia del territorio di Massa Carrara arriva in Consiglio regionale. Il libro di Corrado Leoni è significativo perché dà uno squarcio di un periodo storico molto complesso, complesso per tutto il paese, ma soprattutto per chi, come nella provincia di Massa Carrara, viveva quella situazione di profondo contrasto che è stata data dalla linea gotica. Una storia di, universale che si stringe poi nelle storie individuali dei protagonisti, colti nella loro umanità, nel loro essere persone inserite nella storia e nel contribuire a muovere la storia attraverso il proprio microcosmo. Questo è il senso del libro di Corrado Leoni, uno squarcio reale di ciò che è accaduto, vissuto attraverso i volti di veri e propri combattenti, come dice il titolo dell'opera, i partigiani, animati da grandi ideali, dal desiderio di libertà, di rivendicazione dei valori fondamentali dell'individuo, che si traducono in un libro che racconta tante storie e che riunisce le singole storie nella storia più grande, universale di questo paese, che nel secondo conflitto mondiale ha vissuto tante stragi. Per noi oggi sono importanti libri come quelli di Corrado Leoni perché ci riportano all'attualità, ci fanno capire il valore e l'importanza della memoria, perché a distanza di tanti anni occorre ricordare, perché la memoria può essere lo strumento più importante per evitare il ripetersi di una storia che è stata soltanto morte e devastazione. Un libro frutto di tante riflessioni. Si studia la storia, ma ci si ferma poco a riflettere, ha detto l'autore Corrado Leoni. È il frutto di tante riflessioni, no? Perché si studia la storia, si legge, ma ci si ferma poco a riflettere, no? Allora, poi vabbè, io da bambino ho vissuto un po', racconto dei miei, queste persone un po' strane come erano i partigiani, perché erano un po' cresciuti nel mondo contadino pastorale, no? Poi andando avanti, sentendo anche le testimonianze e leggendo quello che hanno scritto magari i partigiani sulla loro vita, ho trovato un filo sempre di tentativo di comunicazione, mai di odio. Allora poi c'è chi li fa eroi, chi li fa santi. Allora ho detto, era gente comune, quindi partigiani non santi significa gente comune. Ecco. E adesso sentiamo il commento da parte della consigliera regionale Federica Fratoni. È importante sempre dare spazio a queste opere, a queste iniziative, lo è ancora di più in questo 2024, che è un anno molto particolare, perché ci sono due ricorrenze fondamentali. La prima sono gli 80 anni dalla Resistenza, la Resistenza che fu una fase molto dolorosa per la nostra terra, per la terra di Toscana, che pagò un prezzo altissimo in termini di vittime civili, e si aprirà presto la stagione della primavera estate, nella quale nel 1944 vennero compiuti i massacri che tutti noi conosciamo, a partire da Sant'Anna di Stazzema, forse il più efferato, che proprio vicino, limitrofo alle zone in cui si ambienta questo romanzo. L'altra ricorrenza fondamentale è quella dei 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, quindi un 2024 che ci impone una riflessione che riguarda il passato, riguarda la storia, ma riguarda anche l'attualità dei nostri tempi, connotata da guerre, da odio, rispetto alle quali i valori invece della resistenza devono essere sempre testimoniati e tenuti presenti. E quindi l'opera oggi di Corrado Leoni per noi è preziosa, proprio perché ci invita a fare questo ancora una volta, e quindi il grazie del Consiglio regionale per aver voluto questa presentazione qui da noi, sperando di poter mandare un messaggio ai tanti giovani che potranno leggere la sua opera, leggere sui giornali che cosa abbiamo fatto oggi e portare un messaggio di pace dentro di loro. Una testimonianza del valore dell'opera di Corrado Leoni, ha detto la professoressa Enrichetta Dallari.
un valore, una lettura, un punto di vista non comune e abbastanza originale sulla che insomma va a completare il panorama della, della letteratura resistenziale. E quindi speriamo che questo libro sia foriero di idee nuove e stimoli nuovi per una lettura della storia.